La libertà è un bene assoluto. La libertà non si conquista una volta per tutte, ma va difesa, la libertà, ogni giorno, con forza, con determinazione, perché i nemici della libertà sono sempre in agguato. Viva Elio De Cupis, viva Erminio Castelli, viva Sergio Cucchiarato. Pensate, e concludo veramente, questi ragazzi, lo diceva Topitti, in tre non arrivavano a 60 anni. Una cerimonia di commemorazione per ricordare i partigiani fucilati a Cartecchio. Nel 72esimo anniversario della loro morte, l'ANPI coinvolge i giovani per non dimenticare. Grazie alla collaborazione soprattutto dei molti dirigenti scolastici di tutta la provincia di Terni, in particolare del capoluogo, che queste iniziative sono partecipate e si riesce a mandare quello che è il messaggio, diciamo, della resistenza attraverso l'esempio di coloro i quali furono i protagonisti. Elio De Cupis respira ancora e qui raggiunge le vette più alte dell'eroismo partigiano. Questo ragazzo ha la forza di gridare ai suoi carnefici, vigliacchi, vi avevo detto, che non sapevate nemmeno sparare. Il caporione fascista che era presente all'eccidio, facendo che non bisogna dare il colpo di grazia. E il colpo del ragazzo fu buttato in una cassa improvvisata che era ancora ansimante. Riflettete su queste cose, carissimi giovani, e fatevi accompagnare dai vostri insegnanti al cimitero di Cartecchio. Lì trovate tre tombe di questi tre eroi.